scritto da Zonzon. Ascolta, non senti gli abiti che gridano? Scegli me, dovresti ascoltarmi e comprarli. Sei il miglior cliente di Zonzon, almeno lo sarai se comprerai qualcosa.
Il campo d'addestramento dei cavalieri sferruzzati, dove i pupazzi ardimentosi possono affinare i loro talenti e prepararsi a salvare il mondo. Raccogli l'energia lasciata nel mondo del fai da te dai precedenti cavalieri. In questo modo sarai in grado di sbloccare nuove sfide. Ah, mi tornano alla mente i miei esordi di pupazzetta ancora inesperta. Non c'è modo migliore per realizzare il tuo potenziale, ma non sarà semplice. Bene, buona fortuna.
sei tu! Ecco perché all'improvviso è salito il tasso di stile! No? I buboli ti bruciano in tasca? Allora compra un costume senza tasche. È semplice, no? Stravagante ed elegante, connubio perfetto. Zonzon, sono io, ma anche il mio negozio, cioè questo, semplice, no? Yeah!
Tessuto grezzo, testa enorme in modo inusuale. Devi essere un po' pazza di pezza. È davvero raro vederne uno qui. Sono Gerald Strud, il gaffapiacere, massimo esperto di fauna e naturame vario. L'influenza del putiferio ha scatenato effetti anomalosi anche sulla fauna locale, un po' come questi saettini. Quindi dovresti radunarne il più possibile e riportarli nei loro recinti. Ti ringrazieranno, vedrai. Coraggio, riporta quei poveri saettini al sicuro nei loro recinti. Dobbiamo radunare quei saettini. Un buon naturalista rimette sempre in ordine. O chiede ad altri di farlo. Ehi, non farlo mai più! Onestamente, non apprezzo! Smettila! Quei poveri saettini sono ancora in libertà! Riportali nei recinti!
Magnifico sfoggio di talento pastorizio. Dovrò aggiungere una nota sul mio libro. I pupazzi sono allevatori nati. Ad ogni modo, sono certo che ci rivedremo. È mio compito documentare l'influenza del putiferio ovunque si trovi. Ah, questa non è scienza, ma scemenza! Sei tu! No, aspetta, ho sbagliato! Sei tu! Allo?
Ben fatto, Sackboy. Ormai manca poco alla cima. Tutto ciò che ti separa da Vex è questa del tutto tranquilla e assolutamente non pericolosa corsa in treno. Non permetterti pressione, ma il destino del mondo è nelle tue mani! Thank you.
Non hai abbastanza energia dell'immagisfera per superare il suo scudo. Trova altre sfere sognanti. Thank you.
farcela, vai! Lasciato Zonzon completamente senza parole. Intendomi, sono io Zonzon, come sappiamo. Puoi farcela, impavido eroe, ormai manca poco davvero. Oh, zut allora, tempo scaduto. Sciccoso cliente, prego ammira i nostri completi, ignora i prezzi e porta una ventata di stile nel mondo del fai da te. Pronto a comprare da Zonzon, eh? Qualcuno vuole fare l'eroe, ma che saccottino coraggioso che sei! Fanno più le montagne di una volta. Questo posto sta cadendo a pezzi. Oh.
dovesse capitarti qualcosa, sarebbe un dolore schiacciante. Commovente! L'impavito sacchettino vorrebbe salvare i suoi insulsi amichetti. Ma non speravi sul serio di trovarli qui? No, stanno lavorando al mio sconquassatore, molto, molto lontano. Ma vieni pure, ti lascio dare un'occhiata. Oh, guardali, come sgobbano e si divertono anche come dei matti. Ma hanno bisogno di refrigerante perché tutto funzioni e nulla è più rinfrescante della frizzante aria di montagna. Allora, ti piace il mio nuovo look? Sarò rozzo, ma non resisto al fascino delle bombe. Non è una bomba, è un cucciolotto, giuro. No! Tieni, una sorpresa. È ora di cambiare. Chi l'avrebbe detto? I pupazzi creano più problemi di quanto pensassi. Questo è certo. Ops, speriamo di non provocare una valanga. Ah! Vado matto per le esplosioni, davvero. Ah! Sono stanco di andare di qua. Ucciderti. Vediamo se sai palleggiare. Che diresti di prepararti al botto? Filo alla volta, Sackboy! E non potrai fare nulla per fermarmi! Ormai non rimane più alcun dubbio, Sackboy. Hai davvero la stoffa per diventare un cavaliere sferruzzato. Ma è solo l'inizio. Chissà quali altre risorse vuole rubare quel demonio. La gran canopea, eh?
Nota per le sue banane. Buona idea. Mettiti sulle sue tracce. Buona fortuna, allora. Io continuerò a seguirti con tutta la mia fiducia. Allo, cerchi qualcosa con motivi ispirati alle banane? Oh, aspetta, questo è il mio pranzo! Si può sapere chi saresti, zucca di banana? Sei in combutta con quella prugna secca di Vex, perché io non ho nessuna paura di lui. Oh, sei proprio tu, non è vero? Sei Sackboy, l'eroe che fermerà Vex anche a costo della pezza. Oh, benedetta ovatta, quel Vex sta spargendo malizie e putiferio nella giungla. Sicuramente vuole le nostre banane, ne sono certa. Beh, non le avrà mai. Credi di poter fermare lui e i suoi malignetti? Vai, pupazzotto, io e le scimmie faremo il tifo per te, d'accordo?